che canali va. Ma non stare in cattagliari, mettiti a ballare. Li pinceri di la testa a testa, lascia di stare che festa. Tanti sogni noi facciamo per sta gran città, se mangiare tutto in festa e canali vari. Iniziamo collegati in questo momento con questa bellissima gente, tantissime persone per il Carnevale 2024 a Capanna Luponti con la radio in diretta. In questo momento stiamo trasmettendo in diretta su Radio Azimo Network e quindi anche su TelePS, pertanto salutiamo tutti gli amici che stanno guardando TelePS in questo momento. Primo giovedì, stasera ci saranno i Candyman nella zona spettacoli allestita in via Emanuele Sanzone, poi si riprenderà sabato, domenica, lunedì e martedì, quindi vi aspettiamo per divertirci tutti quanti insieme. Irriducibili siamo, sogna con noi lo puoi fare. Chi bella città, quando mi chizzi che ci può giocare. Sa festa rincacca, tutti quanti ne fanno innamorare. Lo mare sempre azzurro e lo cielo sempre blu. Ma già la mia abitudine, irriducibili sei tu. Nell'aria c'è già tutto profumo di candelabri. Che gioia ci dà, tutta la gente qui vuole ballare. Dai, mettiti una maschera e vieni insieme a noi. E carnevale ti divertirai. Sa festa ricacca, tutti quanti ne fanno innamorare. Lo mare sempre azzurro e lo cielo sempre blu. Ma già la mia abitudine è irriducibile. Bene, ancora ci dobbiamo mettere d'accordo su quale edizione è. Che edizione è questa? La sesta? La quinta edizione. Siamo contenti di essere qua di nuovo. Siamo qui con i Candyman. Presentiamo i ragazzi. Massimo Lisma, la batteria. Guarda quanto sono fashion questa sera. Vincenzo De Simone si presenta da solo. Matteo è sempre sobrio come sempre. Giuseppe Marino, noi siamo i Candyman e siamo contenti di essere qua. Ringraziamo ovviamente tutta l'associazione del Carnevale di Giabanna Luponte che ci ha dato ancora una volta l'opportunità di tenervi compagnia, di cantare, di divertirci questa sera. Se ancora ovviamente manca poco, quindi tra poco inizieremo. Siamo felici, qui abbiamo la signora Catinella. Massimo, io gli passo il microfono a Massimo Lisma perché lui è più dialettale. Allora, come ha detto il nostro collega da dietro, sentiamo, siete pronti? Sì, siamo pronti, siamo qui con la signora Castelli che ha organizzato anche quest'anno un carnevale spettacolare, perché basta vedere che cosa hanno commiato dietro al palco per rendersi conto di quanto è bello. Poi guardate, noi ci sentiamo a casa nostra, lo abbiamo detto, ci sentiamo a casa nostra, stendiamo un velo pietoso, no, siamo felici di far vedere come siamo, guardate. Signora Catinella se n'è andata. E ha fatto bene. Signora Catinella. E noi ce ne siamo andati pure di voce, di testa. Vergogna! Sempre. È iniziato il Carnevale 2024 organizzato dall'Associazione Culturale Giabanna Luponte con il patrocinio del Comune di Mazara del Vallo. Abbiamo già iniziato il percorso perché è iniziata la sfilata dei carri allegorici ed è andata veramente bene perché per la prima volta i carri sono arrivati fino al centro della città in piazza Matteotti. Un saluto dal presidente dell'associazione Rosa Castelli. Allora, io non posso che ringraziare la città per il modo in cui ci ha corrisposto, ringrazio solo ed esclusivamente l'associazione e i ragazzi perché solo loro in 20 giorni potevano fare quello che è stato fatto. 20 giorni per costruire questi carri ed è stata veramente una sfida vinta, a questo punto lo diciamo. Avrei voluto farvi salutare dal nostro amico Vito Baldini, ma mi ha detto che non riesce per questa sera perché ha avuto un impegno ed è andato via. Sì, sì.
Quindi, visto che non c'è Vito Baldini, il saluto ve lo porgo io. Vi aspettiamo sabato, domenica, lunedì e martedì, tutti i pomeriggi con la sfilata dei carri e la sera con un appuntamento diverso. A Mazara? A Giabbandolo Ponte. Sì, però andremo anche a Giabbandolo Ponte. Ecco, quindi sarà il Carnevale 2024. Vi aspettiamo. Nell'aria c'è già tutto un profumo di candeli vari, che gioia ci dà, tutta la gente qui vuole ballare. Dai, mettiti una maschera e vieni insieme a noi, è Carnevale, ti diverti. Oggi prima giornata di Carnevale a Mazara, è stata una festa partecipatissima. Davvero tante persone così non le avevamo mai viste per un giovedì grasso. I miei complimenti agli organizzatori, al comitato del Carnevale a Giabbandolo Ponte, che anno dopo anno stanno offrendo una delle giornate di festa ai nostri concittadini. Oggi non c'è più soltanto il Carnevale di Sciacca, il Carnevale di Petrosino, con altrettanta autorevolezza c'è il Carnevale di Mazara del Vallo a Giabbandolo Ponte. Complimenti a tutti, ma soprattutto ai nostri concittadini che sono qui venuti tantissimi per passare una serata divertente in compagnia. Tirare.